Ciao ragazzi, benvenuti all'autoplay di oggi. Vi faccio vedere un riff contenuto nel mio metodo ebook sullo slap. Se vi interessa, nella descrizione poi potete andare a trovare informazioni riguardo al metodo, che è in formato sia ebook che cartaceo. Partiamo con un hammer sulla corda di La, tasto 7. Vado a colpire la nota Mi. Con il dito anulare o mignolo, poi faccio quello che io nel metodo chiamo flamenco slap, cioè con le dita della mano destra vado a fare delle note morte schitarrando il basso in questo modo con le unghie, e poi tornando su lo posso fare sia col pollice che con la mano. Io lo faccio in questo caso col pollice. In questo modo vado a creare due note morte. Poi andiamo sulla seconda nota, che è un Sol, corda di Re, tasto 5. E poi sempre le mie due note morte in flamenco slap. Poi vado a mettere un altro Emeron sul Re, corda di La, tasto 5. Quindi ripartendo Mi, Sol, Re. In questo momento vado a inserire una quintina di sedicesimi, che viene fatta con corda vuoto, quindi di Mi, un Emeron sul tasto 7, quindi vado a prendere un Si naturale, corda di Mi sempre. Sentite che 1, 2, 3, 4, 5. Il 3, 4, 5 sono nota morta sulla corda di Mi, nota morta strappata, plac, sulla corda di La, e nota morta strappata, plac, sulla corda di Re, con il dito medio. Quindi avrò questa cosa: pollice, indice, medio, mano destra. Tre note morte, che vanno ad aggiungersi al Mi e Si in pollice, Emmer. 1, 2, 3, 4, 5. Poi ritorno col pollice sulla corda di Mi, tasto 7, colpisco un Si, quindi come nota. E poi il Re, che è l'ultima nota prima di ricominciare il giro, viene fatta di nuovo con un Emmer. Lo faccio risentire. Allora, partiamo con il Mi. Bene, man mano poi vedrete che accelerandolo diventa più interessante, ritmicamente è abbastanza particolare, soprattutto per il fatto di alternare la mano destra e sinistra, non fanno sempre le stesse cose, quindi io con un hammer lavoro con la sinistra e poi rispondo con la mano destra. In questo modo riuscirò ad andare molto più su di velocità. Grazie a tutti, è stato un piacere, spero che questo video vi sia utile, e se vi va di mettere un like oppure condividere sul vostro canale, a me fa molto piacere. Grazie a tutti, ciao, buona musica, Carlo.